cuore per l'invito che mi ha fatto un immenso piacere. E sembra un onore essere invitata dagli assistenti sociali. E mi spiace di non essere stata qui fin dall'inizio, ma avevo, come sapevo, il presidente dell'assemblea, una scuola in via di Bravetta. E mi hanno chiesto di andare a parlare con gli studenti di immigrazione, quindi non potevo superarmi e ce l'ho fatta ad arrivare prima. È una grande emozione essere con voi a ricordare quella che almeno per me è stata una grandissima, bellissima stagione. Con voi che abbiamo chiamato primavera delle politiche sociali. E allora, se devo parlare in termini così, poi la terminologia la conoscete, perché non c'è bisogno che la racconti, anche perché l'abbiamo scritta insieme. Però voglio raccontarvi del clima, perché questo si conta molto. Intanto io ero legata molto al sociale, perché avevo cominciato nel mio paesetto facendo la volontaria dell'oratorio. E poi la mia militanza politica in un partito che ho molto amato, il Partito Comunista, a Torino con la Giunta Novelli, dove guarda caso assessore alle politiche sociali, che fece delle splendide politiche sociali, era un assistente sociale, Rosalba Molineri, da cui imparai moltissimo. E poi io proseguì a occuparmi di sociale lavorando nel partito, tra le donne. E quindi quando quella mattina del 96 mi chiamò Romano Prodi a chiedermi di occuparmi di sociale come governo, fu una cosa che mai avrei immaginato nella mia vita potesse accadere. E dall'altra però avevo, come si dice, la scatola degli attrezzi. Per cui quando lui mi chiese di occuparmi di sociale, gli dissi subito: sociale, come abbiamo scritto nella tesi dell'Ulivo, cioè non le emergenze, non il Ministero degli Affari Sociali che rincorre tutte le emergenze del mondo, ma facciamo finalmente il terzo pilastro del welfare, cioè basta con l'anomalia del welfare italiano, per cui c'è la sanità e la previdenza, punto. E le politiche sociali sono politiche dei comuni, del volontariato. Se tu mi dici questo va bene, altrimenti è un po' complicato occuparsi di emergenze. Allora lui mi rispose: ragioni come la Flavia, conoscete, che è una presenza importante, e mi dice: sì, sono talmente d'accordo che guarda, cominciamo subito chiamando il ministero, non il ministero degli affari sociali, ma il ministero della solidarietà sociale, perché in questo modo è chiaro che non ci occupiamo di emergenze, però noi vogliamo che il tema del sociale sia parte dello sviluppo. Se così, questo fu l'incipit. Ovviamente fu molto difficile però rovesciare. Fu molto difficile rovesciare perché comunque le emergenze c'erano, perché comunque quando c'era l'emergenza dovevi rispondere, perché comunque quel ministero era un piccolissimo ministero che aveva anche personale, insomma io ho dovuto costruire il ministero. Però sono molto contenta di aver mantenuto di quel ministero una sua caratteristica. L'abbiamo sempre chiamato ministero di strada, perché pur volendo risorse e finanziamenti per il sociale, volevamo che quel ministero fosse un ministero di condivisione, in cui ciascuna legge si faceva con. E io ho la serenità di dire, perché si può constatare andando a vedere, che ogni provvedimento è stato costruito con. Io mi definivo il ministro apparecchiatavoli, scherzando, perché ogni volta che c'era un problema si apparecchiava un tavolo. Sicuramente il tavolo più complesso, che si è articolato in tanti tavoli, è stato quello per la legge 4 del 2008, che è stato una delle questioni
che affrontarono fin dall'inizio della legislatura. Il tavolo con i comuni, il tavolo con l'ordine degli assistenti sociali, perché voi avevate già molte idee, molte elaborazioni, il tavolo con il terzo settore, col mondo della disabilità, che al suo esterno era molto diviso tra chi voleva i servizi, chi invece prestava l'unità di accompagnamento, quindi fu una folla di tavoli per regolare, per fare la legge quadro 328. Però quella fatica di condividere e di costruire le leggi insieme, io la rivendico come un modo giusto di essere legislatore. Io non sarei riuscita a fare la 328 se non avessi fatto tutti quei tavoli, nonostante avessi un'esperienza. Mai avrei potuto fare la norma contro la tratta, dal famoso articolo 18 della legge sull'immigrazione, se in una giornata afosissima di luglio, mentre divampava il dibattito apriamo le case chiuse, e io ero regolarmente interpellata su questo demenziale quesito apriamo le case chiuse, quando invece la Costituzione che c'era sulle strade parlava di un problema inedito, drammatico, che era lo sfruttamento della prostituzione, che nessuno conosceva. E allora io benedico sempre quel tavolo in cui chiamai dalle suore dell'USMI a Dolciotti, a Papa Giovanni, a tutti quelli che si occupavano, che erano sulla strada, insieme al Comitato per i diritti delle prostitute, a dire mi spiegate? E fu unanime l'analisi e fu unanime l'indicazione che mi dettero. Unanime l'analisi che si trattava di un fenomeno assolutamente inedito, che si chiamava sfruttamento e come avvenire lo sfruttamento, e unanime l'indicazione che bisognava, per togliere dallo sfruttamento, dare la possibilità di un permesso di soggiorno e di un percorso di, come dire, di presentarico sociale. A me non sarebbe mai venuto in mente se non ci fosse stato quel benedetto tavolo che vi ricordo ancora. Madre Lilia Caparetti, presidente dell'USMI, Pia Covre, presidente del Comitato per i diritti delle prostitute, erano casualmente sedute vicino. E la Pia Covre diceva: perché noi prostitute vogliamo rivendicare i nostri diritti, e la madre Lilia Caparetti che alzava già invece. Però quel clima consentì di fare l'articolo 18. Se non avessi avuto quel tavolo, non sarebbe mai nato quell'articolo che ci ha posto prima in Europa, e che io mi auguro torni ad essere applicato nel modo adeguato. Così fu per la 328. Questo che cosa mi consegna? Io voglio ragionare non in termini di nostalgia, voglio ragionare in termini di eredità di un'esperienza. Di eredità di un'esperienza, di che cosa io credo sia molto vivo dell'esperienza. Beh, intanto molto vivo dell'esperienza è questa idea della condivisione, che le leggi si costruiscono con, e che è molto, è l'altra cosa importante, e questo riguarda il legislatore. Qui c'è lei, Ileana Piazzoni, mi fa piacere che sia qui, perché lei è una di quelle giovani parlamentari che fa così, la vedo operare così, non è sempre così. Bisognerebbe che i tavoli si costituissero nei ministeri, non soltanto che poi i singoli parlamentari abbiano l'interesse. Poi l'altra cosa di eredità di quella stagione era la grande fatoscienza sociale. Cioè c'era un mondo sociale, questo riguarda voi, da voi, dalle professioni sociali, dal terzo settore, alla cooperazione sociale, al volontariato, che aveva costruito un grande processo innovativo nella sua pratica, ma aveva anche rielaborato quella pratica e prodotto un sapere. E quindi non si poteva prescindere da voi, non potevano prescindere da voi i comuni che avevano fatto buone politiche sociali e che non a caso furono degli interlocutori importanti nella costruzione della 328. Quindi ecco il secondo, l'altro elemento di, come dire, che di eredità positiva di quel contesto, è che bisogna che ci sia chi governa, che costruisce tavoli e condivide, perché i tavoli condivide, e bisogna dalla
dall'altra parte che ci sia una effervescenza sociale, un pensiero che faccia rete, non ognuno per conto suo. Poi certo ci vuole la determinazione della decisione politica. È stato durissimo fare quelle leggi sociali, perché noi non è che eravamo in un periodo in cui le vacche erano grasse, no, era il periodo in cui portavamo l'Italia nell'euro ed erano periodi in cui si chiedevano sacrifici, ma nel periodo in cui si chiedevano sacrifici noi abbiamo fatto il fondo per le politiche sociali dotato di 3 miliardi che io consideravo come una creatura in fasce e che poi invece fu massacrato. Non fu facile perché erano anni in cui chiedevamo sacrifici, però proprio questo ho imparato e questo vi consegno. Politica, cioè quello che conta sono le decisioni politiche, ci sono i vincoli, certo, però conta l'ordine delle priorità. Quindi io quando mi sento dire non si può fare perché siamo in crisi, non ci sono le risorse, mi incazzo, scusate l'espressione. Tu decidi l'ordine di priorità e non sarà un caso, e non sarà un caso, e per questo sarò sempre grata a Romano Prodi, che nella legge durissima, durissima legge finanziaria che ci portò nell'euro, noi in quella durissima legge finanziaria trovammo i soldi per finanziare una legge che purtroppo non c'è più stata, che si chiama legge 285, diritti per chi fa. Volevamo dimostrare appunto che contano le scelte politiche, non soltanto i vincoli finanziari, e volevamo dimostrare partendo dai bambini che volevamo sconfiggere la povertà minorile che c'era già allora e che volevamo costruire un nuovo welfare, che era il welfare non soltanto delle pensioni, ma era il welfare che partiva dagli esclusi, i veri esclusi, che erano quelli non visti, quelli che non avevano parola, i bambini, le famiglie, gli anziani non autosufficienti, i disabili. Non era un elenco, era il welfare che mancava nel nostro paese. E perché manca nel nostro paese, lo so, purtroppo lo so, poi verrò alle tristi note, che manca nel nostro paese. Quindi ecco, questo era il terzo punto di eredità positivo di quella stagione, cioè la decisione politica era una priorità, il sociale era una priorità. E quindi sono state parecchie le leggi fatte con le risorse, dalla legge sull'infanzia, la legge sulla disabilità, e dopo di noi fu finanziato per 2000, i soldi per dopo di noi saranno 2000. Poi fu necessaria una legge specifica perché nel fondo indistinto delle politiche sociali succedeva che le regioni quei soldi assegnati per dopo di noi li spendevano per altro, quindi per questo poi facemmo la legge che il governo Monti non approvò, ma nel 2000 furono stanziate risorse per il dopo di noi. Quindi la centralità della decisione politica. Di questo percorso e di questa che molte hanno chiamato primavera delle politiche sociali, io ho tratto delle criticità che mi consegno. La prima di queste criticità è che è riguarda proprio la 328. Entrambe queste due criticità sono proprio legate alla 328. La 328 approdò in Parlamento fin dall'inizio con vari disegni di legge, compresi disegni di legge di iniziativa popolare. Poi arrivò la legge del governo, fin dall'inizio, il governo era 96, noi all'inizio del 97, giugno 96, inizio del 97, presentammo una legge del governo
concertata con tutto il mondo, perché lavoravamo, però fin dall'inizio della legislatura mi presentavo una legge. Quella legge fu approvata a fine l'8 novembre del 2000. E io adesso ovunque vada, quindi lo faccio anche con voi, ovunque vada, ovunque incontro tutti gli amici che mi hanno aiutato a scrivere il 328, e anche quando vedo le relatrici in Parlamento, dico, concertiamo un po' di meno, ma approviamo la legge in un tempo utile, perché possa essere applicata. Perché se io avessi avuto il tempo di applicare quella legge, non avremmo fatto soltanto i provvedimenti fondamentali che riguardano la vostra professione e il primo e unico piano sociale nazionale, che la Rossina Rinaldi e la Marina Di Rindini, che mi aiutarono, lo fecero lavorando a Natale, Capodanno, perché poi finiva la legislatura. Ma avremmo potuto fare i livelli essenziali di assistenza, e se avessimo fatto i livelli essenziali di assistenza, sicuro la 328. Quindi quello che io dico come riflessione sul pensiero, che veramente il tempo della vita è molto importante, deve essere in relazione con il tempo della vita delle persone. E allora facciamo attenzione, non soltanto per chi è in Parlamento, ma anche per chi è fuori, che non bisogna cercare la virgola, il punto e virgola, oppure anche queste ha rispettato più me che non loro. No, chiudiamo a un certo punto. Quindi se io ho questo proprio come... chiudiamo. E quindi tempo, dare il tempo per l'applicazione della legge. E l'altra cosa di percorso, sempre legato alla 328, è che bisogna trovare le parole giuste per comunicare, oltre agli addetti ai lavori, il valore di una grande riforma. Perché quella grande riforma della 328, difficile da comunicare perché è complessa, però fondamentale nella vita delle persone, no? Noi tutti insieme, sicuramente come ministero, ma noi tutti insieme, avremmo dovuto liberarci dal nostro gergo, piani, patti, cose, e trovare le parole semplici per arrivare direttamente al cuore delle persone e fare capire che questo sociale non è qualcosa che interessa soltanto quelli di cui ne hanno bisogno, i poveri, i disabili. E dunque avremmo costruito una cultura del sociale, perché quello di cui c'è bisogno, e si è visto dopo, era la cultura del sociale. Perché nell'idea, cioè si apprezza il sociale quando ne hai bisogno. Ma in termini generali, se tu dici welfare, pensi alla sanità, pensi alle pensioni, non pensi a quei benedetti servizi sociali, benedetti, preziosissimi. Ecco, noi abbiamo mancato. Abbiamo continuato a dire 328, abbiamo parlato del nostro gergo, il gergo di operatori sociali, di addetti ai lavori, non abbiamo trovato le parole giuste per parlare con i cittadini e dunque per fare una battaglia che cambiasse la cultura. Questi io credo che siano stati due problemi. Poi certo, nella circostanza non posso non negarlo perché sarebbe un po' singolare. Mi ricordo sempre che il Presidente del Senato, allora vicino, nel momento in cui finalmente concludevamo questa faticante approvazione della legge per tutti gli ostruzionisti, non ve la sto a raccontare perché voi la conoscete, mi disse, beh, del traguardo, sì, certo, però tu fai la legge che mette in capo lo Stato i servizi sociali, poi c'è la legge Bassanini. E quindi sono queste, è giusto che nomini le contraddizioni, perché allora, anche qui però il clima culturale, perché allora mentre il mondo sociale era tutto d'accordo sul fatto che bisognava mettere in capo allo Stato e bisognava fare il livello essenziale di assistenza per superare la disomogeneità territoriale, il clima
dello Stato che ha il dovere di garantire i livelli di diritti sociali e civili. Quindi la funzione in capo dello Stato è di massima. Che cosa è successo? È successo che con il cambiamento politico è successo un cambiamento culturale, che la legge 38 è stata considerata una legge che non compresa, da una parte non compresa nel suo valore, dall'altra, siccome una delle malattie di questo nostro paese è che quando viene un nuovo governo deve distruggere quello che ha fatto il governo precedente, anziché avere la cultura della applicazione della legge, del monitoraggio, della valutazione, le cambiamo dopo averle sperimentate, questo vale per tutti. Manca questa cultura, monitorare, pure noi l'avevamo scritto nella risposta. E quindi il clima culturale è stato che chi è venuto dopo non gli è parso bene per poter dire distruggiamo tutte le sue competenze locali per poi inaugurare quella sciagurata cultura della cultura della gratuità del dono che cancellava il ruolo del pubblico facendoci arretrare in modo spaventoso. Per cui, non era più vero quello che invece avevano insegnato il volontariato, tutto cattolico, di sinistra, tutti mi dicevano, noi possiamo dare il meglio di noi, la gratuità, il dono, solo se c'è un pubblico, solo se si applica l'articolo 3,2 della Costituzione. E quindi il pubblico ci devi essere, poi di volta in volta bisognerà vedere come ci sei, ma ci devi essere. E lì della 328 lo avevamo scritto con grande innovazione, perché la coprogettazione resta una grandissima innovazione, purtroppo quelle innovazioni non praticate. E quella cultura del dono e della gratuità che ha portato all'azzeramento del Fondo per le politiche sociali, che ha portato ad abbandonare il 38, è una cultura che ha fatto molto presa. E io che sono donna di sinistra non esito a dire che purtroppo la sinistra non l'ha contrastata quella cultura come avrebbe dovuto. Ho detto tutto perché negli anni in cui imperava la cultura del dono e della gratuità eravamo in pochi a contrastare quell'ondata, e quell'ondata ha lasciato un segno, Io ho apprezzato molto, per concludere, ho apprezzato molto il nostro documento. Se dovessi mai svolgere una parte politica, partirei proprio da qui, dalla definizione dei livelli di assistenza che voi dite, perché lo Stato, non voglio aprire il capitolo che è doloroso che abbiamo appena vissuto, ma non c'è dubbio che nella riforma che era stata proposta in modo chiaro si metteva in capo lo Stato la definizione di politica sociale. Non voglio parlare di argomento, però questo non lo conosce, sarebbe disonesto, non riconoscere che in quella riforma c'era una messa in capo allo Stato del diritto sociale in un modo eccellente. Però il dovere dello Stato, del governo, dello Stato di fare i livelli essenziali di assistenza resta. Articolo 117, e quindi fate bene a chiedere, a pretendere che si definiscano i livelli essenziali di assistenza. Perché questa idea? Perché non vorrei che ci fosse il pensiero che la 328 è un arnese vecchio, mentre invece voi sapete che la cultura della 328 è più che mai necessaria. E quindi io credo che partire di lì, come indicate voi, sia molto importante, così come sia molto importante tutta la riflessione.
riflessione che fate sul nuovo welfare, il welfare generativo, sulle priorità che indicate, sulla valorizzazione delle politiche sociali. Mi fa piacere, e non lo dico perché è più presente, che il rilancio della 328 avvenga attraverso un provvedimento legislativo, di cui è stata la Commissione Italiana, sul tema della lotta alla povertà. Perché nella lotta alla povertà, e questo è ciò che contraddistingue questo provvedimento da altri presi, non è bonus, cose varie, misure così. No, è la proposta di un reddito di inclusione sociale di tipo universalistico legato alla rete integrata dei servizi sociali, in cui, come dite voi, sociale, sanitario, inserimento lavorativo collaborano, in cui il Ministero deve monitorare, deve seguire, perché voi mi insegnate che per avere misure efficaci nei confronti della povertà bisogna prima di tutto scovare quelli che ne hanno bisogno. E quindi c'è bisogno di competenze, di professionalità, c'è bisogno di strumenti, c'è bisogno di un'amministrazione che sia efficace. Lo so perché avevamo sperimentato il reddito minimo di servizio. E le esperienze positive del reddito minimo di servizio erano riuscite là dove c'era stata una pubblica amministrazione che aveva saputo, era capace, aveva la competenza, aveva capito che si trattava di assistenza ma di inserimento attivo. Non faccio gli esempi, faccio nessuno meglio. Quindi ecco, io credo, mi auguro che questo provvedimento sia approvato, non soltanto perché contiene una misura contro la povertà, ma perché contiene quella misura nell'ambito della cultura del territorio. E quindi è chiaro che dopo aver fatto un provvedimento che mette al centro la lotta alla povertà non come una tantum, ma come primo livello essenziale di assistenza, allora è chiaro che poi dovrei fare gli altri livelli essenziali di assistenza. Ma io insomma penso che sia il momento di rilanciare anche la cultura, quindi la cosa che mi sento di siccome continuo a essere un militante del sociale, quindi non ragiono per il passato, ragiono per il presente, guardando i problemi di fronte. La prima cosa che mi è venuta a fare è stato leggere questo documento, vedere che lo apprezzo, ragionare sul futuro delle politiche sociali. E ragionare sul futuro delle politiche sociali io credo che significhi fare tesoro però di quelle tre cose che ho detto prima. Di ricostruire una effervescenza sociale, è una rete, è un protagonismo vostro e del sociale, avere un pubblico e chi governa che lo individui come grande priorità e poi non pretendere la legge perfetta ma fare in modo che le leggi siano applicate insieme a una battaglia culturale. Ecco, io insisto sulla battaglia culturale perché sradicare l'idea che sociale sia l'emergenza, io credo che sia ancora un problema del mondo e quindi lo possiamo fare tutti.